Non sapendo di cosa sta succedendo, siamo in forte preoccupazione. Volevamo delle risposte e ad ora non ce le stanno dando. Ancora una giornata di tensione e apprensione a Terranuova Bracciolini per le sorti della vertenza Fimer. Dallo scorso mercoledì i lavoratori sono in stato di agitazione permanente e per questa mattina fuori dai cancelli dell'azienda è stata convocata un'assemblea pubblica. Noi vogliamo portare l'attenzione perché abbiamo il diritto per i lavoratori di sapere qual è il loro destino. I lavoratori tornano a chiedere chiarezza definitiva su una delle ipotesi che si è affacciata nell'ultimo periodo, ovvero che ci sia l'interessamento di un fondo con caratteristiche industriali che avrebbe presentato un'offerta vincolante. Noi vogliamo sapere se c'è l'investitore, chi è l'investitore, parlare con l'investitore per capire che tipo di vocazione darà a questo stabilimento, ma perché teniamo a far sì che questa vertenza si risolva curando gli interessi di quelli che sono legittimati ad avere degli interessi e sono i lavoratori e i creditori, e poi la continuità aziendale, perché oltre a garantire la tutela dei posti di lavoro garantirebbe la tenuta del concordato, perché siamo una procedura concordataria. Il prossimo 26 aprile è previsto un incontro all'interno del sito produttivo di Terranuova tra management, Regione Toscana, sindacati e comune di Terranuova Bracciolini. Ci aspettiamo ovviamente che il consiglio di amministrazione dell'azienda sia presente o la proprietà e ci comunichi e ci ufficializzi la proposta che è pervenuta o le eventuali proposte e qual è la via che intendono percorrere in tempi celerissimi. A rischio 400 posti di lavoro, senza contare l'indotto. È una preoccupazione forte che abbiamo come organizzazioni sindacali, non soltanto quello di perdere gli ordini che abbiamo, ma anche di continuare a perdere professionalità fondamentali che tengono in piedi questa azienda.